Buongiorno a tutti e bentornati a Cucina con Luca. Facciamo conchiglioni, ricotta e spinaci al forno. Una ricetta molto buona, molto classica. E vediamo come la faccio io. Allora, qua ho dei conchiglioni che ho già lessato. Questi cuociono in 16 minuti, io li ho tolti dopo circa 12 minuti e gli ho messo un filo d'olio così per non farli attaccare tra di loro. E basta, tanto poi vanno in forno e finiscono in forno la cottura. Passata di pomodoro, besciamella, spinaci lessati e tritati, parmigiano, galbanino, un formaggio che volete a pasta filata, tritato fine, anzi cubettato fine, ricotta vaccina, un ovetto per il ripieno, del sale fino e del pepe. Poi abbiamo uno spicchio d'aglio, un po' d'olio che ho già messo qua, che adesso andiamo a vedere com'è la preparazione. Allora, i conchiglioni li ho lessati, come vi ho detto, al dente. Gli spinaci freschi li ho messi in una padella senza niente, pressandoli, e si sono ridotti molto di volume. E poi li ho lasciati a colare per circa un'oretta e sono ben strizzati e tritati. Poi, bene, per la besciamella invece 50 g di burro, 50 g di farina e mezzo litro di latte e un po' di noce moscata, del sale alla fine. Per la ricetta completa, vi lascio il link in descrizione così potete andare a visitarla. Che altro? Niente, partiamo. In questo pentolino, ho uno spicchio d'aglio tagliato in due e privato dell'anima con un cucchiaio d'olio. Adesso appena prende calore, già senza neanche troppo stare a soffriggere l'aglio, andiamo giù con una passata di pomodoro. Ecco qua. Una volta giù la facciamo cuocere con un coperchio per circa mezz'ora. E questa qui va da sola. Mettiamo giusto un pizzico di sale adesso e dopo l'assaggiamo come sempre alla fine. Non tanto, perché poi un po' si riduce, quindi meglio sistemarla alla fine. Ecco, lasciamo due sfiati, facciamo cuocere mezz'ora. E ci occupiamo del ripieno. Quindi prendiamo una boule di vetro, una ciotola di vetro e andiamo a mettere dentro la nostra ricotta, eccola qui, bene, gli spinaci tritati, le sono solamente lessati e tritati, il sale lo andremo a mettere adesso tutto assieme nel ripieno, ed ecco qua, vedete? Galbanino cubettato fine oppure della mozzarella della pizza oppure qualsiasi formaggio che volete, però a pasta filata, quindi non che abbia un gran contenuto di acqua, ecco. Ok, abbiamo il parmigiano e l'ovetto. Iniziamo a dare una prima impastata. Ecco qua. Adesso uniamo l'ovetto già lavato. Lo apriamo qua, così siamo sicuri che pezzi di guscio non ce n'è. E lo mettiamo qua dentro. E impastiamo con un po' di pepe. Un pizzico di sale, dopo lo assaggiamo alla fine, un po' di parmigiano e un po' ce lo teniamo per gratinare la pasta sopra. Io ho appena assaggiato e ho aggiunto un po' di sale, mi raccomando fatelo perché cioè, dopo non si può più fare, deve essere bello saporito.
Adesso una sacca da pasticcera, questo qua usa e getta perfette direi, e così velocizziamo i tempi, quando andiamo a farcire in 10 minuti siamo capaci di finire la teglia. Si può fare benissimo con un cucchiaio, anzi ci mancherebbe. E andiamo a riempire la sacca poche. Iniziamo così, andiamo a mettere sul fondo metà della besciamella, ecco qua. Benissimo. L'altra metà la metteremo sopra. Mettiamo anche il pomodoro, circa la stessa quantità. E iniziamo a farcirli, belli pienotti. Eccoli qui. E andiamo dentro. Ne mettiamo tutti uno vicino all'altro. Stessa cosa. Vedete con la sacca poche quanto è facile? Immaginate con un cucchiaino, veramente, ma questo vale un po' per tutte le cose secondo me, con gli attrezzi giusti. E continuiamo così fino a riempire tutta la teglia. Ecco, una volta riempita tutta la teglia, belli larghi, mi raccomando, perché poi crescono ancora, e belli pieni, possiamo condire la parte superiore. Andiamo a mettere della salsa di pomodoro, ok, una spolverata di parmigiano sopra a tutto, quello che ci siamo tenuti prima, ecco qua, e adesso besciamella abbondante anche lei. Finirà di condire i nostri conchiglioni di ricotta e spinaci. Eccole qua. Mezz'ora a 180 gradi. E dopo vediamo i risultati finali. Ed eccoli qua, appena sfornati. Guardate che belli, gratinati sopra e belli pieni e con molta salsa sotto. Eccolo qua, veramente molto goduriosi. Ed ecco qua i nostri conchiglioni ricotta e spinaci al forno. E che dire, buon appetito! E se vi va, iscrivetevi al canale. Qua sotto in descrizione vi ricordo che vi lascio il link della besciamella, consigli e insomma date un occhio e anche gli ingredienti. Ragazzi!